Sì, Lino, buonasera a te e buonasera a tutti i telespettatori di Fano TV. È una notizia proprio dell'ultima ora, praticamente è giunta in redazione pochissimi minuti fa. È ufficiale dal Consiglio federale di oggi la cifra che le squadre che vorranno inoltrare domanda di ripescaggio in Lega Pro dovranno sborsare. Oltre alla fideiussione di 600.000 euro, la fideiussione bancaria. Ci sarà anche a corredo appunto della fideiussione anche una cifra che c'è chi la chiama fondo perduto, chi la chiama tangente, tanto per usare una parola forte per lor signori del Palazzo della Lega, che è stimata intorno alle 500.000 euro, quindi soldi cash che naturalmente i presidenti delle società in questi tempi di mera crisi dovranno sborsare per garantirsi praticamente l'accesso nel piano superiore. Naturalmente Gabellini, come tanti altri presidenti delle squadre ripescabili dalla Serie D alla Lega Pro, faranno spallucce di fronte a queste cifre e quindi per l'Alma si profila un altro campionato, magari di levatura importante, una Serie D a vincere, ma comunque una Serie D.